Bene, allora costruiamo la sequenza insieme, utilizzeremo tante asana stasera e le combineremo tra di loro, cerchiamo di preparare il corpo alle posizioni. Allora, partiamo dalla fine del tappetino, come sempre apro le dita dei piedi, come sempre radico bene l'interno del piede, cerco di avere bene la spinta, attivo bene le gambe, gambe dritte. Muovo un po' le spalle, apro e chiudo le mani e i polsi. Chiudo gli occhi, porto la mano destra all'addome, la mano sinistra al petto. Con gli occhi chiusi inizio a sentire il respiro. E se possibile, attraverso la mano sinistra, il battito del cuore. Andiamo a ricercarlo attraverso lo spostamento degli occhi verso sinistra. Ed è un po' come se volessimo attivare l'orecchio sinistro per ascoltare il battito del cuore. Provate ad individuarlo, cercatelo attraverso la mano, sentire bene l'effetto all'interno della mano sinistra. Collegati col respiro, il battito del cuore. Inspiriamo, solleviamo le braccia. Espiriamo, scendiamo. Inspiriamo, guardiamo avanti. Espiriamo, iniziamo a portare la fronte verso le ginocchia. Inspiriamo, guardiamo avanti. Espiriamo, iniziamo a portare la fronte verso le ginocchia. In questa fase, se dovete piegare le ginocchia, potete farlo, ma cercate di allungare le gambe. Nell'inspiro apro in avanti, nell'espiro fronte al ginocchio. Nell'inspiro apro, guardo avanti, nell'espiro fronte alle ginocchia. Ancora una volta inspiro, ancora una volta espiro. Inspirando, guardo avanti e mi fermo. Inizio a portare bene la coda in avanti. Allunghiamo le gambe. Cerchiamo di avere bene la coda che spinge in avanti, non verso l'alto, bene in avanti. Allungo un po' la lombare, guardo avanti. Mantengo la postura, respiro. Inizio a diventare cosciente che anche il petto può spingere in avanti, un po' come se volesse andare in avanti, la coda sempre bene che spinge il bacino in avanti, il petto che vuole andare in avanti, lo sguardo in avanti. Attivo bene le dita dei piedi, lascio quasi i talloni sollevati, senza esagerare. Espirando la coda su verso il cielo e la fronte di nuovo alle ginocchia. Inspirando, guardo avanti, porto la coda in avanti. Espirando la coda su, scendo la fronte alle ginocchia. Inspirando, guardo avanti, la coda in avanti. Espirando la coda su e la fronte alle ginocchia. Ed ora sentiamo che abbiamo un po' allungato i polpacci, bene le cosce, piego le ginocchia, srotolo e vengo su. Inspiro sulla gamba destra. Bene le mani ai fianchi, qua mantengo la postura, espirando mi inclino in avanti, porto il piede destro a terra. Tallone sinistro a terra, sistemo i piedi, bene i fianchi direzionati in avanti. Inspiro bene sulle braccia. Espiro, scendo. Uso i polpastrelli a terra, piego il ginocchio destro, inspiro sulla gamba sinistra. Espiro e mantengo. Inspirando, uso i polpastrelli della mano destra su il braccio sinistro. Respiro e mantengo. Se riesco, sguardo su, ma non è necessario, posso anche tenere lo sguardo a terra. Respiro. E mantengo.
Inspirando, recupero lo sguardo a terra, la mano sinistra a terra. Bene l'inclinazione in avanti, sulla gamba, piede destro dietro e scendo. Bene il petto tra le mani. Inspirando, dorsi dei piedi, allungo bene le braccia, guardo su. Espirando, srotolo i piedi e vado nel cane a testa in giù. Di nuovo cammino con le mani verso i piedi, srotolo la colonna e vengo su. Mani ai fianchi, sulla gamba sinistra. Piego la gamba destra, appoggio il piede sinistro a terra, il tallone destro che rientra. Bene di nuovo i fianchi direzionati in avanti. Inspiro. Espiro. Inspirando, piego il ginocchio sinistro e sulla gamba destra. Ed anche qui, lenti, lascio la mano sinistra a terra, il braccio destro su. Se me la sento, porto lo sguardo verso l'alto, altrimenti lo sguardo a terra. Respiro. Respiro. Pensate bene al piede sinistro, la gamba sinistra rilassata, il petto che si vuole aprire. E respiro, ben direzionati con la mente, respiriamo. E lentamente di nuovo torno con lo sguardo a terra, la mano a terra. Sulla gamba destra e indietro. Piego i gomiti, guardo avanti. Srotolo i piedi, inspiro su, espiro, cane a testa in giù. Cerchiamo di avere bene la posizione, la stabilità. Respiro. La coda su, il petto che scende. Inspirando, sollevo la gamba destra. Espirando, gamba destra verso l'esterno. Mantengo la postura, sento l'apertura dell'anca e lentamente porto il piede destro tra le mani. Ginocchio destro spiegato, inspiro, braccio destro su. Mantengo la postura e respiro. Il tallone sinistro è sollevato, la gamba sinistra è dritta e lunga. Bene il petto aperto. Allungo il braccio in avanti, ruoto mano a terra. Spingo sotto il piede destro sulla gamba sinistra. E di nuovo un balzo e scendo. Inspiro di nuovo su. Espiro Adho Mukha Svanasana. Inspiro sulla gamba sinistra. Apro lateralmente la gamba sinistra. Cercate di tenerla dritta e lunga. Bene sulla gamba. E ruoto, piede sinistro tra le mani, ginocchio sinistro piegato, braccio sinistro su. Respiro e mantengo. Gamba destra dritta e lunga. Allungo bene il braccio in avanti, ruoto e mano a terra. Spingo sotto il piede destro su, bene la gamba, respiro. Ed anche qui, mani a terra. Come se lanciassi la gamba destra, un balzo e scendo. Inspiro su. Espiro bene, Adho Mukha Svanasana. Di nuovo cammino con le mani verso i piedi, tengo le gambe dritte. Tengo le gambe dritte. Segno della vittoria, mi aggancio agli alluci. Inspirando, guardo avanti, la coda in avanti, l'abbiamo fatto all'inizio della sequenza. Espirando, mi chiudo coda su, fronte alle ginocchia. Inspirando, guardo avanti, coda in avanti. Espirando, coda su e la fronte alle ginocchia. Gomiti laterali alle ai polpacci, inspiro, guardo in avanti, coda in avanti, espiro, coda su e mi chiudo. Inspiro, guardo avanti, coda
coda in avanti, espiro coda su e mi chiudo. Rimango chiuso bene verso il basso, porto, iniziamo con la mano destra al fianco, segno della vittoria, bene agganciati all'alluce, inspirando, se riesco, gamba destra dritta e lunga, vengo su. Mantengo la postura e respiro, bene la gamba dritta, la mano al fianco, lascio sì che la spalla venga tirata in avanti. Riconosciamo nuovamente la postura, l'abbiamo fatta in sequenza, mani ai fianchi, piego il ginocchio destro, piede sinistro a terra, tallone destro che rientra, inspiro sulle braccia, espiro, scendo. Inspirando, piego il ginocchio sinistro sulla gamba destra, espiro, di nuovo scendo, inspiro su. Espiro, cane a testa in giù. Di nuovo cammino con le mani verso i piedi, segno della vittoria, mi aggancio agli alluci. Inspiro, guardo avanti, coda in avanti. Espiro, coda su e mi chiudo, fronte alle ginocchia. Inspiro, guardo avanti, coda in avanti. Espiro, coda su, fronte alle ginocchia. Inspiro, guardo avanti. Coda in avanti, espiro, coda su, fronte alle ginocchia. Inspirando bene, guardo avanti, mi fermo. Mano sinistra al fianco, mano destra, segno della vittoria. Senza fretta, gamba sinistra dritta e lunga e su. Respiro, tengo bene l'equilibrio, lascio fare al piede quello che vuole fare. Se perdo l'equilibrio lo recupero. Lascio sì che il piede possa tirare la spalla, mantengo il respiro. Anche la gamba che vi sostiene è dritta e lunga. Ed ora riconosco la postura, mani ai fianchi, piego e appoggio, tallone sinistro che rientra. Inspiro su, espiro, scendo. Piego il ginocchio destro. Spingo sotto il piede destro sulla gamba sinistra, lancio e scendo. Inspiro, Urdha Mukha Svanasana, espiro, Adho Mukha Svanasana. Inspirando sulla gamba destra, espiro, laterale la gamba destra, porto il piede destro tra le mani. Inspiro. Su il braccio destro, espiro, scendo, inspiro sulla gamba destra, espiro di nuovo laterale, bene la gamba destra e il piede destro tra le mani, inspiro di nuovo su, espiro di nuovo scendo, inspiro su, espiro, cane a testa in giù. Sulla gamba sinistra, laterale la gamba sinistra, bene dritta e lunga. Ruoto il piede sinistro tra le mani. Inspiro su, espiro giù. Di nuovo sulla gamba sinistra, di nuovo laterale la gamba sinistra. Bene, apro, inspiro su, espiro giù. Inspiro sulla gamba sinistra, espiro, cane a testa in giù. Cammino con i piedi verso le mani, tento di avere bene le gambe dritte, il petto basso. Segno della vittoria, mi aggancio agli alluci e mi chiudo. Inspirando, guardo avanti, coda in avanti. Espirando, coda su e ancora mi chiudo. Inspirando, guardo avanti, coda in avanti. Espirando, coda su e mi chiudo. Inspiro, srotolo la colonna e vengo su. Mani ai fianchi, sulla gamba destra. Di nuovo piego il ginocchio sinistro, appoggio. Bene, inspiro su. Espiro, scendo.
Piego il ginocchio destro, spingo sotto il piede destro sulla gamba sinistra e questa volta di nuovo postura, braccio sinistro su verso il cielo. Proviamo bene a portare anche lo sguardo verso l'alto. Respiro. Se me la sento, tallone sinistro verso il gluteo sinistro. E vado a cercare bene il piede. Mantenere la postura, cercare bene cosa posso lasciare andare e respiro. Lentamente sgancio e giù, di nuovo lancio e di nuovo scendo, inspiro su, espiro, di nuovo cammino con i piedi, con le mani scusate, verso i piedi, bene la coda su, aggancio la fronte alle ginocchia, srotolo la colonna e vengo su, mani ai fianchi. Sulla gamba sinistra, piego il ginocchio destro, appoggio, tallone destro che rientra, inspiro su, espiro, scendo, piego il ginocchio sinistro, inspiro sulla gamba destra e di nuovo, stessa postura, braccio destro su verso il cielo, forse la postura più difficile di stasera, cerco di avere bene il petto aperto. Se me la sento, ma non è necessario, posso anche rimanere qui in questa postura. Provo a portare il tallone destro al gluteo destro e vado a cercare il piede. Prova a rilassare bene tutto il corpo. Sto usando i polpastrelli a terra, non le mezze misure, o la mano intera o i polpastrelli. E lentamente sgancio e giù. E di nuovo lancio la gamba e scendo. Inspiro di nuovo su. Espiro. Ed ora cerco una sospensione anche breve verso l'alto senza esagerare e vado a sedermi a terra. Inspiro. Espiro. Bene il petto alto, il mento al petto, srotolo la colonna e mi collico a terra. Allargo bene, mi lascio andare. Posso ripetere la sequenza quante volte voglio senza problemi, tanto sono tante le asana di stasera in realtà che abbiamo costruito, quindi potete rivedervele, potete ricreare bene i movimenti, ascoltate bene le indicazioni, piegando il ginocchio, appoggiando i talloni a terra, cercate di avere sotto controllo il respiro, tutto ciò che potete tenere sotto controllo con la vigilanza e il rilassamento. Mani davanti al petto nel segno della preghiera. Namaste. Ci vediamo domani, inizieremo la Gheranda Semita.